Buonasera e bentrovati a Motore Salute TG. Guardiamo insieme i possibili sintomi di un tumore al cervello. Con 6.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia e circa 4.000 decessi, i tumori cerebrali continuano a essere tra i più letali. Sono fortunatamente rari, ma hanno spesso una prognosi severa perché sono ancora difficili da curare. Frequentemente sono aggressivi e resistenti ai farmaci, per cui si sviluppano e crescono in fretta. Come per tutti i tumori, riconoscerli allo stadio iniziale può migliorare le probabilità di guarigione e sopravvivenza. I disturbi che più frequentemente si presentano sono comuni a molte altre malattie a carico del sistema nervoso. Per questo, quando si presenta uno dei sintomi di questo elenco, non bisogna pensare necessariamente al peggio, ma è importante consultare il medico di famiglia che, se lo ritiene opportuno, prescrive una visita con un neurologo e necessari accertamenti. In generale, se una neoplasia colpisce una parte del cervello, il sintomo si manifesta nella parte opposta. Questo è dovuto al fatto che ogni emisfero cerebrale governa la parte controlaterale del corpo. Quando il tumore coinvolge una particolare zona del cervello che governa una determinata funzione, quella funzione risulta alterata. Per esempio, le neoplasie del lobo frontale sono caratterizzate da una grande debolezza e incapacità di muovere una parte del corpo, disturbi dell'umore e confusione. La percezione di improvvisi odori intensi di brevissima durata, spesso indefinibili ma generalmente sgradevoli e non percepiti dalle persone intorno, così come sensazioni improvvise di aver già visto o vissuto determinate sensazioni, possono essere espressione nell'ambito anche di altre condizioni patologiche neurologiche dell'esistenza di una lesione tumorale localizzata in prossimità delle porzioni più interne del lobo temporale. Anche la comparsa di crisi epilettiche in persone sopra i 20 anni e che non ne hanno mai avute in passato sono un campanello d'allarme e devono indurre all'esecuzione di accertamenti appropriati. Quanto alle terapie, la scelta del trattamento dipende da vari fattori. Chirurgia, radioterapia e chemioterapia possono essere usate da sole o in combinazione. E nonostante molte difficoltà, si registrano progressi anche nella cura di neoplasie cerebrali, da sempre ardue da combattere, come il glioma, il glioblastoma e il neuroblastoma. Malgrado gli sforzi, la ricerca non è invece ancora riuscita a stabilire con certezza le possibili cause dei tumori al cervello. Si indaga sulla genetica, mentre sono in corso studi per rilevare se anche lo stile di vita e l'alimentazione possono contribuire all'insorgenza di questa malattia.